Buonasera Igor, Buonasera. bentrovato. Tempi di pace e di guerra. C'è una parte del mondo che se la sta spassando in confronto all'altra parte che invece è in guerra. E sono molto vicine a noi, tutte e due, molto vicine. Qual è la parte che se la sta spassando? Scusami. Da noi a ovest. Guarda, io c'è un'amica, una ragazza che lavora con me al giornale, che tra l'altro cura una parte importante del mio giornale, che è di origini israeliane ed è appena atterrata a Tel Aviv e mi ha mandato un messaggio e mi ha fatto dei brividi perché ha detto: devo fare 14 giorni di quarantena, perché lì quando arrivi dall'estero ti chiudono in casa o ti chiudono dovunque tu sia. E oltretutto non puoi atterrare se non hai passaporto israeliano, quindi stanno facendo un'azione di tutela abbastanza forte per quanto riguarda la pandemia. Sta di fatto, e lei dice: apro il balcone e vedo i razzi che arrivano dal cielo. Non è un bel vedere, veramente una. Tel Aviv è a distanza meno di 200 km da Gaza, per cui è il porto. Situazione veramente complicata. Come la vivi tu? Come la interpreti? Ma io sto a guardare per adesso perché è troppo nuova, troppo nuova. C'è questo mondo diviso, dicevo, da noi a ovest. Va tutto benissimo, si sta risolvendo tutto quanto. In America poi ne parliamo, no? In America la gente dice: ma quasi quasi non vado neanche a lavorare, sembrerebbe tutto in risoluzione, come si dice, e vicinissimo a noi, in Medio Oriente, vicinissimo, di là dal mare, stanno partendo missili da una parte e dall'altra in una situazione terribilmente esplosiva. Perché c'è la Turchia che è in Libia, la Siria che è nei guai, e la Siria è vicinissima a Israele, e confina anche con Israele. Quindi è come giocare con dei fiammiferi dentro una polveriera. Questo in una situazione in cui a nessuna delle grandi potenze attualmente darebbe molto fastidio un aggravarsi della tensione. Perché Ecco, se si io aggravasse la ascolto. tensione, tutta una serie di capi di Stato attualmente fragili diventerebbero molto importanti, no? Perché c'è la situazione di emergenza, salvaci, salvaci, dipendiamo da te. Per E cui qual è il rischio che questa situazione di emergenza, Igor, la reiterino per parecchio tempo? Perché poi nel momento in cui sei lì. Una volta la pandemia, una volta la cyber security, una volta la guerra, una volta non lo so cos'altro. una situazione che si è ripetuta spesso nella storia d'Europa, questa qua. Quando le cose andavano molto, molto bene, un po' troppo bene in Europa, perché c'erano nuovi sistemi di agricoltura, c'era un aumento della produzione, hanno inventato le crociate. Quando le cose cominciavano ad andare molto bene qualche centinaio di anni dopo, hanno inventato le guerre di religione. È chiaro che tutte le volte che la situazione precipita, il capo in carica ha un aumento di quotazione improvviso, improvviso. Ma che scherzo! Guarda, come tutti nel nostro piccolo, no? Nel nostro piccolo italiano, quando c'era la pandemia, che c'era ancora il governo Conte, che tutti si aspettavano da Conte la parola risolutiva, la salvezza. Dici cosa dobbiamo fare? A Conte, una domanda semplice. E lui era felice di poter dire: facciamo così, facciamo così. Ma pensa ai capi di Stato di alcuni paesi europei. Se la situazione diventasse più pericolosa, che aumento di popolarità avrebbero? Tutti quanti. Cosa ha detto questo? Cosa ha detto quest'altro? Mi stai larvatamente dicendo che forse le crisi aiutano chi ha il potere? Ma certo, poi per non parlare, ecco, dal punto di vista finanziario, no?
tu che sei. Stamattina, stasera, troppo presto, nel puoi acquistarlo su Amazon.it. No, c'è Alexa che parte in automatico. Ogni volta che sente la tua voce, decide di partire. Saluti ad Alexa. Sì. Questo finanziario, se la situazione precipitasse e ci fosse una guerra significativa adesso, che cosa succederebbe? Succederebbe che aumenterebbe il prezzo del petrolio, aumenterebbero i beni rifugio, scenderebbero le borse e quindi ci sarebbe una correzione dei mercati come è avvenuto sempre e diventerebbe un'occasione di acquisto per chi ha soldi. Dunque, praticamente se comincia, se uno guarda il prezzo dell'oro, se il prezzo dell'oro sale, le probabilità di guerra aumentano. Assolutamente sì, perché il concetto è più aumenta la voglia di un bene rifugio, così come è considerato l'oro, più aumenta la voglia di sicurezza, tra virgolette, perché c'è incertezza e quindi vado a cercarmi qualche strumento finanziario che mi dia un minimo di certezza. Volevo sottolinearti un altro aspetto, non so se tu lo hai visto, ma c'è un'altra corsa nel mondo, non agli armamenti. Ma un po' come quando successe all'inizio degli anni 60 e poi si sviluppò nella fine degli anni 60 col famoso discorso di Kennedy su noi andremo prima degli altri sulla Luna, no? Te lo ricordi? Un discorso molto forte sulla libertà e sul concetto di arrivare prima dei russi. Bene, tu sai che in questo momento c'è una bella corsa non solo alla Luna, ma addirittura a Marte. Oggi è uscita la notizia che dopo il Perseverance americano, anche i russi sono atterrati su Marte con un altro drone. Quindi adesso c'è la corsa allo spazio di nuovo perché è un'altra corsa. È come se fossimo tornati indietro di un po' di anni. Tu che racconti nel tuo libro delle epoche quello che è successo in passato e lo riporti o lo riproponi anche in chiave presente. Ecco, questa è un'epoca molto più vicina alla nostra perché la fine degli anni 60 con la conquista della Luna è quasi recente, no, per quanto ci riguarda, però è un mondo che sta riproponendo temi importanti e che abbiamo già visto, no, perché poi c'era una sorta di guerra fredda per arrivare sulla Luna. C'è una guerra fredda anche oggi, tu che conosci bene la L'epoca Russia anche. molto vicina alla nostra non è gli anni 60, gli anni 50, esattamente 72 anni fa, 49-50, secondo quella teoria che c'è in quel libro. E 72 anni fa si stava entrando nella guerra fredda, periodo orribile, per fortuna, la scorsa volta, cioè 72 anni fa, è finita bene perché c'erano capi di Stato davvero lungimiranti. Sia da Sì. Da una parte, Kennedy dall'altra, in qualche modo hanno lasciato vedere la cosa, sì. Khrushchev e Kennedy veramente sono stati bravi. A quel tempo c'era la paura della bomba. La paura della bomba era fondamentale perché tutte e due avevano la bomba atomica, sia l'America sia la Russia, e tutte e due erano molto aggressive. È stato un episodio interessante che sarebbe potuto essere la fine della civiltà occidentale. È stato, se non sbaglio, nel 62-63, qualcosa del genere. C'era un sommergibile russo atomico a Cuba, intorno a Cuba, e a un certo punto una flotta americana ha cominciato a bombardare il sommergibile russo. Il comandante russo doveva seguire le istruzioni, doveva dire a questo punto, se siamo bombardati sia dalla corazzata sia dagli aerei, come stava avvenendo, noi rispondiamo mandando una torpedo atomica, si chiamava così. E stava per premere il pulsante il comandante. Quando un ufficiale di in seconda, un signore che nessuno ricorda, in Russia sì se lo ricordano, è un eroe nazionale, il comandante, cioè l'ufficiale Archipov, si chiamava, si è messo tra il comandante e il pulsante.
dicendo no, no, lei questo non lo fa. Il comandante era talmente impaurito dalla situazione, eccetera, che ha colto il pretesto. Ha detto, l'ufficiale si insubordina, finirà in Siberia per tutta la vita perché si è insubordinato. Ma intanto, ha salvato un sacco di vite quell'ufficiale. Intanto non piace il pulsante. E questo Archipov ha insistito, ha spostato il comandante e ha mandato il messaggio alla nave americana, alla flotta americana, in russo è prekratite provokatsiu, che vuol dire interrompete la provocazione. Gli americani sono fermati, nessuno l'ha saputo in Occidente a quel tempo, ma lì se partiva quella torpedo atomica, sarebbe stata la terza guerra mondiale. Probabilmente non saremmo qui stasera noi. Sì. Questo signor Archipov, che poi ha avuto la sua vita tranquilla, non ha fatto una gran carriera, però poi in seguito, molti anni dopo, si è detto che lui ha salvato, diciamo, milioni di vite con quella disobbedienza. Però non ho mai sentito parlare di questo episodio. Quello più noto è quello famoso dei missili che andavano verso Cuba e che in qualche modo Kennedy riuscì a fermare, Khrushchev in qualche modo fermò, no? Per quello fu il periodo storico dal punto di vista più riconosciuto, ma questi elementi un pochino più di nicchia nessuno li ha raccontati. Sì, era un periodo in cui c'erano, a parte Archipov, però c'erano Kennedy, che volevano popolarità, no? E tra l'altro erano anche animati da sentimenti alti, tutti e due. Khrushchev era quello che aveva fatto fuori Stalin, praticamente. Stalin pare sia morto per conto suo, però il suo successore, il ferocissimo Beria, che sarebbe dovuto prendere il posto di Stalin, è stato ucciso in un cortile, praticamente, da un drappello in cui era presente anche Khrushchev. Non si sa chi ha sparato. Chi ha sparato Khrushchev, chi ha sparato Zhukov. Qualcuno gli ha sparato, però. E lì il mondo si è salvato. Siamo in un periodo che, secondo la teoria dell'epoca, durerà fino al 2024. Quindi ci toccano altri 3 anni di complicazioni? Sì, tensioni continue. E dipende dai capi di Stato che non facciano precipitare la situazione, perché dipende tutto quanto da loro a questo punto. La gente non può attualmente fare assolutamente niente, perché tutto in mano alle grandi potenze. Comunque tu dici, se uno guarda l'oro, dall'oro sa se ci sarà la guerra oppure no, giusto? Neanche la guerra, quanto aumenta il livello di paura. Non è un indicatore di guerra, ma un indicatore della paura, quello sicuramente. Ci sono alcuni beni primari che sono definiti beni rifugio, e in questo momento l'oro è sicuramente uno di quelli. Per cui quando vedremo e se vedremo l'oro salire in maniera particolare, sicuramente c'è qualcosa che non quadra. C'è un altro indice che viene chiamato VIX, che non è quello che ci spalmava la nostra mamma quando avevamo il raffreddore, è definito l'indice della volatilità dei mercati, oppure ancora più, in maniera più romantica, se così vogliamo dire, indice della paura. E quando questo indice sale molto, significa che c'è molta volatilità sui mercati, fanno su e giù in maniera molto forte, significa che c'è più tensione sui mercati. E quello è un altro, dicevi? Scritto come? Venezia, Imola, X come X, quindi VIX proprio, indice VIX. Guarda, se riesco ve lo faccio vedere. È un indice che riporta, e in questo momento è a livelli abbastanza tranquilli ancora. Ha avuto un'impennata importante fra il 13, l'11 e il 14 di maggio, però poi è risceso. Dall'inizio dell'anno sicuramente il picco più alto l'ha avuto il 26 di gennaio di quest'anno, dove ci sono state tensioni sui mercati finanziari, ma che non erano correlate ai temi di cui stiamo parlando adesso. Un altro picco l'ha avuto proprio nei giorni scorsi, il 12 maggio, ben lontano dal picco più importante. Ecco, se io vado a vedere il livello degli ultimi 5 anni, ti dico,
l'indicazione, il picco storico più importante, questo indice l'ha avuto a marzo dell'anno scorso, proprio in concomitanza dell'esplosione della pandemia nel mondo occidentale, cioè quando abbiamo cominciato poi di fatto a misurarla in Italia. Quello è stato quello più alto, ed è stato il precedente picco era nel 2008, quando c'è stato il fallimento di Lehman Brothers, la banca d'affari americana. Se voi andate a cercarlo, quando vedete salirlo troppo, significa che c'è paura sui mercati finanziari. Quando c'è paura sui mercati finanziari, non è detto che ci siano le guerre, possono essere anche guerre finanziarie, tra virgolette, Igor. Nel senso che in questi giorni stiamo vivendo un mercato in cui c'è tanta attenzione al fatto che stiano salendo tantissimo i prezzi delle materie prime, perché l'uso sfrenato della tecnologia rende necessario l'uso, per esempio, dei microchip, no? I microchip li usano anche per fabbricare le macchine oggi, perché la macchina è controllata dal punto di vista tecnologico, non solo dal digitale, non solo per i computer. Quindi pensa che non riescono a far uscire fabbriche dalla fabbrica perché mancano i microchip. E quindi c'è una situazione di difficoltà proprio oggettiva nel recupero delle materie prime. E non è un caso che la lotta e la battaglia per lo spazio, quindi per raggiungere quanto prima la Luna con delle basi lunari, sembra fantascienza, ma non lo è, raggiungere la fascia degli asteroidi è determinante per lo sviluppo del nostro mondo, perché lì ci sono centinaia e centinaia di materie prime pronte per essere portate a casa. E quindi sembra fantascienza, ma in realtà, vedi, la NASA è atterrata su Marte, la Russia è atterrata su Marte. I dati ci dicono che entro il 2024 ci sarà pronta una stazione, una sorta di gateway, un cancello verso lo spazio. Sarà una stazione spaziale nuova che sta facendo la NASA insieme all'ESA, l'ente spaziale europeo. Quindi non stiamo parlando veramente di fantascienza, ma qualcosa stanno già lavorando a livello mondiale, e sarà pronta entro il 2024, e sarà una via di mezzo tra la Terra e la Luna. Quindi ci saranno dei trasferimenti di persone, di minatori che andranno sulla Luna a lavorare, ad estrarre minatori con la concezione di oggi, quindi con le macchine, con il digitale. Però ci sono centinaia di aziende che si stanno preparando già ad andare sulla Luna o addirittura nella fascia degli asteroidi a prendere materiale da portare sulla Terra, e quindi avremo meno impatti inquinanti sulla Terra, perché prenderemo questo materiale da altre parti nello spazio. Porca miseria! Altro che guardare il paesaggio. Guarda, basta andare sul sito della NASA, ci sono tante volte, noi cerchiamo cose dappertutto e non andiamo a vedere poi dove trovarle, no? Però se andate sul sito della NASA e guardate le missioni spaziali che la NASA sta portando avanti, la NASA, una delle missioni più importanti, forse l'abbiamo raccontato qualche altra volta, si chiama Artemis, ed è proprio la missione che spiega come stanno arrivando a creare delle basi lunari in cui ci sarà l'uomo a lavorare per estrarre materiali per la Terra. Proprio Artemide ha preso, proprio Diana, ma guarda un po'. Sarà un caso? Che una dea così caratteriale, così autonoma, così anche feroce spesso. E probabilmente vogliono diventare autonomi dalle materie prime che ci sono sulla Terra. Molto ribelle Artemide. Calcola che quelle materie prime di cui sto parlando, di cui c'è carenza in questo momento, la maggior parte sono nella zona dell'Oriente. Quindi c'è anche questo spostamento dell'asse polare terrestre di potere verso quella zona, anche per quel motivo. Beh, quindi sarà interessantissimo dal 2024 in avanti. Adesso, non è un caso che tu prima dicevi, a proposito del tuo libro sulle epoche, che fino al 2024, magari con l'arrivo sulla Luna e arrivano le materie prime, staremo un po' meglio. Beh, per la verità no, perché dal 2024 al 2030 sarà una situazione, secondo quella teoria lì, che vi parlo nel libro, sarà una situazione da tentata via d'uscita, cioè la caratteristica di quel periodo lì, 2024-2030, è una speranza che si apre,
no? Adesso va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. E poi si chiude bruscamente. Si chiude bruscamente. Per esempio, quel periodo lì, qualche ciclo fa, è stato quello di Napoleone, del finale di Napoleone, no? Napoleone, che era tutto quanto deciso a conquistare la Russia, è partito in quarta e sembrava che ce la facesse, che ce la facesse, che ce la facesse, che tutto un tratto la situazione europea cambiasse perché Napoleone conquistava la Russia, e poi si è bloccato. Si è bloccato lì e da lì in avanti è cominciata la restaurazione. È stato un periodo di gelo in tutta Europa che è durato un sacco di tempo. C'è un periodo di speranze illusorie, ecco quello. Interessante quella teoria perché non è deterministica, indica solo delle probabilità. Poi dipende da come si sfrutta la situazione, perché ogni volta, ogni ciclo si presenta in un modo diverso la situazione. Ogni 72 anni cambia qualcosa. Ma se uno sa, per esempio, che è inverno, allora esce fuori di casa col cappotto. Certo. Se uno sa che è estate, si mette vestiti leggeri. Cioè, sapere che le cose si mettono in un certo modo. È quella vecchia storia delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre, no? Il sogno del faraone. Il Lo faraone fanno sogna di sette sangue, vacche grasse e sette vacche magre. che Ecco, lì. rappresentavano i periodi di benessere, i periodi in cui bisognava stringere un po' la cinghia. Sì, arriva Giuseppe, si congratula col faraone per il sogno e dice: quel sogno è perfetto. Vuol dire che per 7 anni andrà tutto bene, poi per 7 anni andrà un po' male. Allora, noi lo sappiamo in anticipo e possiamo fare le nostre scommesse come ci pare, possiamo fare la nostra strategia, la nostra tattica. Quindi mettiamo da parte un po' di materiale nel periodo in cui le cose vanno bene. Infatti, quindi secondo quella teoria lì, ecco, dal 2024 al 2030 ci saranno, diciamo, molte illusioni, molte promesse che non saranno mantenute. È un po' come i fantastici anni 20 del secolo scorso? Aspetta, fammi fare il conto. Anche se siamo a 100 anni lì, siamo. Sì, quasi, quasi, quasi. Che poi venivano fuori da una pandemia, dalla prima guerra mondiale, dalla pandemia, scoppio del benessere e tanta voglia di crescere, poi il crollo del 29 e poi la Come seconda si guerra presenta la situazione dei primi anni 60, in cui mondiale. tutto va benissimo, bene, 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 Però e poi di nuovo riprecipita da capo. No? Sai che il primo 60 è meraviglioso, in quelli me li ricordo. L'Italia non era così come adesso, era un paese estremamente brillante, effervescente. coltissimo, coltissimo. Non ho mai visto un paese così colto come era l'Italia dei primi anni 60. In cui tutto quanto era un livello molto alto di estetico, no? La Il musica. periodo della Piaggio, no? Della Lambretta, della 500, della 600. Il periodo di Fellini, il periodo di Pasolini, il periodo di tutta la canzone italiana. C'è Monicelli. una cosa meravigliosa. E poi di colpo, boom, il blocco. Vabbè, comunque questo. Piuttosto la. Cos'è che ha generato il blocco, secondo te? Eh? Quel blocco, da che cosa è stato determinato, a tuo avviso? Gli storici ne stanno parlando in questo periodo. Come mai a un certo punto, verso la metà degli anni 60, un livello culturale, economico, eccetera, che saliva in questo modo, proprio impennata, e tutti questi stavano molto bene in quel periodo, come mai a un certo punto ha cominciato a rattrappirsi e si è rattrappito fino ad arrivare al disastro degli anni Ottanta. Però ci è arrivato di capitombolo in capitombolo, a cominciare al 68, strategia della tensione, paure di qua, paure di là. Tutto un tratto quel promesso paradiso, quella terra promessa che stava arrivando,
che era vicinissima, è diventata sempre più lontana, 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 è sparita. È sparita. E per arrivare poi nei terribili anni 60 e nei grigissimi anni 80, grigissimi anni 80. Però abbiamo vinto il mondiale nell'82, Eh? eh? Abbiamo vinto almeno il mondiale nell'82. Ah sì, mi ricordo, sì, mi ricordo. Ma la pace, a parte la guerra, la pace, mi hai detto una cosa poco fa che meriterebbe grandissima attenzione, cioè Meriterebbe un'altra puntata in realtà, eh? tu ne parli in un articolo, no? Di questa cosa Sì, qua. uscirò domani con un articolo in cui dico: ma vuoi il lavoro? No, grazie, resto a Eccezionale casa. questa cosa. Sì, perché dopo un anno e mezzo di sussidi, parliamo degli Stati Uniti, ma l'atteggiamento potrebbe essere quello italiano anche con quello che c'è stato con il reddito di cittadinanza e tutto il resto. Nel momento in cui in questo mese, pensa che negli Stati Uniti sono stati offerti al mondo del lavoro 1 milione di posti di lavoro in un mese. La risposta è stata per 260 mila. Cioè, a fronte di 1 milione di posti di lavoro offerti, 260 mila hanno detto sì, gli altri hanno detto, beh, ma io visto che mi date i soldi, resto a casa aspettando un lavoro che me ne dia di più. Questo in realtà è il dato di fatto. Si sta determinando una situazione di, la definisco pace sociale, perché ci sono tre ambiti che dobbiamo analizzare. Io non faccio il complottista, no? Però ci sono tre determinanti che stanno arrivando, che portano il mondo verso una stabilizzazione, io dico, chiamiamola stabilizzazione, dico pacificazione verso il basso. Primo, quello di cui stavamo parlando, no? La rendita sociale, se la do a tutti piano piano, porto le persone ad abbassare il proprio livello. Perché se uno vale tanto più di un altro, è giusto che guadagni tanto più di un altro e viceversa. E quindi questo è un aspetto che si sta determinando, poi vorrei il tuo giudizio su questo. C'è un altro aspetto importante, che non so quanto tu riesca a darmi una spiegazione anche di questo. Tu pensa che nel mondo ci sono, fatte 100 le obbligazioni che ci sono nel mondo, quindi titoli emessi da stati, aziende, in questo momento il 35% di questi titoli è nelle mani delle 5 più grosse banche centrali. Quindi che cosa, hai presente il film Peppino e Totò che stampavano denaro dentro il La loro banda degli denaro? onesti. Ecco. Non voglio dire che siano a quel livello, però è come se io e te producessimo i titoli e quindi li stampiamo. Poi stampiamo il denaro per comprarli. E quindi ne compriamo sempre di più, ne stampiamo sempre di più, facciamo quello che vogliamo. Addirittura però, terzo aspetto, ti sto dicendo, ma sai, io il denaro neanche lo stampo più. E quindi ti do la moneta digitale. Ti do l'euro digitale, il renminbi digitale, il dollaro digitale, la sterlina digitale, lo yen digitale, e quindi qualunque cosa tu faccia con quella moneta digitale è tracciata. Perché se io spendo 20 euro prendendo le mie tasche, tu non sai se ho 20 euro o se dentro ne ho 30 o 40 o 50, giusto? E se io ti do questa banconota da 20 euro, nessuno sa che te l'ho data, a meno che non lo dichiariamo. Ma se io 20 euro te li do con un pagamento digitale attraverso il cellulare, e tu ridi. Però io so dove sono passati quei 20 euro, da chi a chi e per cosa. Bene, benissimo. Benissimo. Due notizie raggelanti, tutte e due Tre, raggelanti. lavoro, valuta digitale, e poi l'altro aspetto è quello che ti dicevo, no? È il fatto che c'è in mano alle banche centrali, che sono quelle che emettono anche i titoli, il 35% dei titoli che ci sono in giro per il mondo. Bene, a questo punto bisogna costruire, cioè non diciamolo a nessuno questo naturalmente,
Però bisogna costruire una zona di autonomia il più possibile protetta, in cui non arriva il controllo, e questa autonomia può essere solamente la cultura. Io sono dell'opinione che tu abbia perfettamente ragione su questo argomento. L'unico Perché modo. c'è un'arma. Il libro c'è sempre stato, adesso tanti se lo dimenticano, eccetera. Però c'è questa parte in cui siamo noi adesso, c'è questo strumento che può passare. Se questo strumento costruisce una sua realtà alternativa, cioè parliamo di Tolstoi, no? Parliamo Guerra, pace. di guerra e Guerra. pace, parliamo Noi di diciamo metafisica, pace e guerra. parliamo di storia, ecco, a questo punto si apre un territorio che sfugge a questa piovra. Sfugge e complica la situazione in modo interessantissimo perché dice: ah, questi non li posso controllare, questi parlano di cose che io non riesco a capire. Per riuscire a capire quello di cui stanno parlando questi qua che parlano di cultura, devo lasciare da parte tutti i ragionamenti sul controllo ed entrare in questo territorio di libertà che la cultura è sempre stata. È una bella scommessa. Può darsi che funzioni, può darsi che non funzioni, perché può darsi che la gente dice: no, a me la cultura non mi interessa perché non mi ricordo più che cos'è. Siccome non mi ricordo più che cos'è, non la seguo, non capisco. E Guarda, allora io diventano grigi. credo che la cultura passi prima di tutto per l'educazione, per l'etica e il rispetto degli altri. Quello è il primo livello di approccio alla cultura. E poi passi per la corretta informazione, perché io noto una cosa, non so se tu hai questa percezione, che ci sono le persone che leggono sempre dalla stessa fonte. Un medico qualche anno fa mi disse: non bere sempre la stessa acqua minerale, perché ha sempre la stessa componente. Per cui, se tu bevi, che ne so, l'acqua fonte del giardino proibito, quella avrà una componente di calcio, avrà una componente di altri, e così via, no? Che è sempre la stessa. Per cui lui dice: tu prendi sempre la stessa quantità di elementi minerali che ci sono nell'acqua. Ma se tu una settimana prendi la cassetta X, la settimana dopo la cassetta Y, la settimana dopo la cassetta Z, hai una componente di oligominerali che assorbi attraverso il bicchiere d'acqua sicuramente più omogenea, e non hai una concentrazione di calcio eccessiva se prendi un'acqua troppo densa di calcio. Quindi la diversificazione di cui abbiamo tanto parlato dal punto di vista finanziario può essere utile anche per l'acqua. Però perché faccio questo paragone? Immagino le persone che leggono i giornali. Ci sono quelli che leggono sempre Repubblica, quelli che leggono sempre il giornale, quelli che sempre, leggono sempre il Corriere, e quindi è come se leggessero, è come se assumessero sempre la stessa componente di quantità di sali minerali, no? Che sono quelli di cui è composta l'idea di quel giornale. Io dico, leggeteli tutti e fatevi una vostra idea. Perché se io leggo sempre lo stesso, non è più la mia idea, ma è l'idea di quello che esprime quell'editore, quel giornale, quel giornalista, e poi può essere il più bravo del mondo. Io non sto discutendo la qualità dei giornali. Sto discutendo il fatto che se io sto sempre a leggere la stessa campana, non guardo mai al fatto che ce ne possano essere delle altre con dei suoni diversi e migliori delle altre. Quindi oggi c'è pluralità di informazione? Sì. Il fatto che ci sia pluralità di informazione però ci deve aiutare a discernere. E quindi sentitene quanto più è possibile e poi fatevi una vostra idea. Ti faccio un esempio. L'altro giorno mi squilla il telefono alle 18 del pomeriggio e mi dicono: sai, ti do una notizia che nessuno sa. Me l'ha detta mia madre, che lavora con una persona che lavora lì. È morto il presidente. Adesso non ti dico quale presidente, però qualcuno che ci ascolta sicuramente avrà ricevuto. Faccio una telefonata ad un'altra persona che mi dice: mio fratello, che lavora nell'ospedale dove è ricoverato il presidente, mi dice che è morto il presidente.
Alla terza telefonata, in cui anche il cagnolino che conosceva il gattino del presidente mi dice la stessa cosa, capisco che è una bufala, no? Però, eh sì, perché c'è sempre qualcuno che ne sa più degli altri. Allora, prendete le informazioni. Oggi la pluralità dell'informazione diventa anche facilità di dirci tante cose che non sono vere. Cioè, se in questo momento io dicessi qui, in questa trasmissione, che sta scendendo un meteorite dalla fascia degli asteroidi e sta precipitando sulla Terra, forse mi darete ascolto. Se lo fai tu, che sei ancora più autorevole di me, forse ti darebbero ascolto. Questo ci fa capire quanto è potente questo mezzo. Però dobbiamo abituarci a crearci la nostra cultura personale. Quello che dicevi tu è, secondo me, di base fortissimo. È sempre stato così, la legge della cultura è la pluralità, cioè se una persona ha letto due libri ha delle certezze inamovibili, inamovibili, Rispetto a quei due libri. con due libri. Se una persona ne ha letti 38 di libri, già di certezze non ne ha più. Se Verissimo, perché ne ha lette 200 di libri, la parola certezza gli dà addirittura fastidio, perché non c'entra niente con lo sviluppo mentale la certezza. Con lo sviluppo mentale c'entra solamente il dubbio, l'alternativa, tipo Archipov, tipo quell'ufficiale che dicevamo, Archipov. Beh, bisogna fare un'altra puntata su questa cosa qui dei sussidi, no? Ah, sicuramente, Igor. Abbiamo in questo momento, veramente potremmo farne una ogni sera. È un momento veramente particolarissimo sotto tutti i punti di vista. Tu lo sai meglio di me, ed è interessante raccontarlo e raccontarcelo, perché poi il bello di queste chiacchierate è che serve anche a noi ad avere punti di vista diversi rispetto a quelli che avevamo anche prima di cominciare questo appuntamento, no? Prima di cena. Prima di cena o dopo cena, cosa?